Si chiama Elena, il piccolo velivolo a sei pale, pilotato a terra con il radiocomando, in grado di effettuare ricognizioni aeree e riprese video ad alta risoluzione in caso di calamità naturali nell'ambito del sistema di protezione civile. A realizzarlo gli studenti dell'Istituto Tecnico Galileo Ferraris di Verona, a seguito di un percorso di studio tecnico e sensibilizzazione ai temi dell'impegno sociale. È partito dal 2007 con il nostro professor Argenton. Ci ha portato poi l'anno scorso a riuscire a ottenere finanziamenti per realizzare questo progetto, vincendo il concorso La tua idea di impresa, dove abbiamo portato appunto Explorer Flight, questi quadricotteri, come prodotto innovativo che poi quest'anno, dopo aver ottenuto appunto i fondi per partire a comprare i pezzi, si è riusciti a arrivare ad oggi per poter battezzare questo esacoptero e fare il volo. Ci dà la possibilità di sostituire quello che è l'elemento umano con una telecamera, quindi non andiamo a mettere in pericolo un vigile del fuoco, un volontario della protezione civile, perché tramite questo strumento riusciamo ad arrivare nella posizione, ad avere una visione sicuramente dall'alto oppure al di sopra di quelli che possono essere determinati punti critici di arrivo, che ci danno la possibilità di evitare questo rischio. Un progetto frutto non della più avanzata tecnologia militare o di ingenti finanziamenti, ma piuttosto della buona volontà e dell'impegno di questi diciottenni. Pensate che esperienza hanno fatto questi ragazzi, hanno lavorato insieme, hanno progettato, hanno risolto dei problemi, sono stati a scuola al di là dell'orario scolastico con i loro docenti e hanno capito che mettere a frutto i propri talenti impegnandosi è importante. E io questo ho detto a loro, cioè che in ognuno di loro ci può essere un Leonardo. Abbiamo imparato una cosa importante noi docenti, la responsabilità di noi insegnanti, che quando si riescono a motivare gli studenti su delle attività che a loro interessa e sta particolarmente a cuore, si possono ottenere dei risultati brillanti. Atteso ed emozionante il battesimo del volo di Elena nel contesto della mostra Leonardo da Vinci, il genio e le invenzioni, allestita al Palazzo della Cancelleria. Un bel modo di omaggiare lo scienziato che inventò innumerevoli macchine, tra cui molte dedicate al volo. Molta gente che viene a vedere la mostra, quando esce, dice sempre: ma lui ha inventato tutto, perché effettivamente ci sono molte cose che chiaramente elaborate, dalla vite aerea che poi è nato l'idea dell'elicottero, dalla gru, dalla stampa, dalla macchina della stampa e via dicendo, da lì si è preso spunto poi per creare quello che noi oggi abbiamo.